Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo ancora da Esodo capitolo 20, versetto 7. Non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. E ancora Salmo 96, versetto 2. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Terzo comandamento, non pronunciare il nome di Dio in vano. Certi giudei ortodossi, seguendo questo comandamento, non pronunciano mai direttamente il nome di Dio, il ben noto tetragramma YHWH, Yahweh. Ma Dio non proibisce di pronunciare il suo nome. Anzi, i profeti e gli apostoli ci invitano a pregare pronunciando questo nome. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, è scritto in Gioele capitolo 2 versetto 32, come Atti capitolo 2 versetto 21 e ancora Romani capitolo 10 versetto 13. Dio chiede di non pronunciare il suo nome con leggerezza, di non servirsene per dar peso a una nostra asserzione o per confermare delle menzogne o delle mezze verità con l'intenzione di farsi valere o di ingannare gli altri. Questo comandamento proibisce non solo le bestemmie, ma anche i falsi giuramenti. Il nome di Dio non può neppure essere invocato per pretendere certi poteri o come garanzia di protezione o per esercitare pressioni sugli altri. Il cristiano non deve dimenticare che porta il bel nome di Cristo. La parola cristiano deriva da questo nome. Forse debolmente il vero cristiano rende visibili le caratteristiche di Cristo nella sua condotta e nelle sue relazioni e fa conoscere questo nome di Gesù, il solo per mezzo del quale si può essere salvati, come scritto in Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12. La nostra cultura attuale tende a dimenticare il nome di Dio. Ma ricordiamoci che celebrare il nome di Dio, esaltare il nome di Gesù, quel buon nome che è stato invocato su noi, come scritto in Giacomo capitolo 2 versetto 7, è un dovere nei suoi confronti ed è per noi sorgente di gioia e di pace. O Signore, al tuo nome dà gloria. Salmo 115 versetto 1. Che il Signore ci benedica.